Pizza di Wine, benvenuto in grazie, Versilia. Grazie, grazie. Però mi stai facendo una cosa strana, perché noi in Toscana non siamo più abituati a bere l'ambrusco, perché andava di moda qualche anno fa. E andava di moda quello rosso, scuro, dolce. E ora invece questo per molti si fa fatica a chiamarlo l'ambrusco. Sì, questo è un vino prima di tutto, è un vino elegante, un vino che ha dei bei profumi. E i terreni sono praticamente sabbia argilla, quindi è una buona sapidità, mineralità, perché siamo tra due fiumi, il Secchia e il Panaro, quindi anche l'alluvionale, quindi viti che hanno comunque un tempo giusto per produrre il vino. E questo è un Sorbara, un classico Lambrusco di Sorbara, vinificato in rosa, molto particolare perché viene ottenuto col primo 20% della spremitura, quindi col cuore dell'acero, col fiore bravissimo dell'acero. Ancora più rosa e delicato, ancora più rosa e delicato. Questo è un vino che ha tutte le caratteristiche, diciamo la freschezza, bilanciato, alcol, acidità, il frutto, e il tutto condito con questa sapidità e un bel floreale. Le fragole, eccetera, molto molto fresco questo vino. Voi ci avete detto cose, tigelle, salumi. Beh, di sicuro alle tigelle, salumi. Le focaccine di Valè. Focaccine, si può abbinare un sacco di, ma anche ai pesci. Un baccalà. Non so, un pesce col pomodoro, perché ha una bella morbidezza. Un bel bouquet, ha una bella persistenza. Un formaggio. Sì, è un vino che trova. Dobbiamo ricominciare a mettere sulle tavole. Bisogna cominciare. E ecco, un altro abbinamento particolare con un altro tuo prodotto. L'abbinamento particolare è il classico Lambrusco di Sorbara rifermentato in bottiglia, che ha il colore rosso. Quasi una birra. Rosso scarico. Questo tra l'altro è un'annata a 3 anni. Quindi vi faccio assaggiare anche una cosa particolare. Normalmente si beve l'annata in corso, ma questi vini, siccome sono vini di qualità e vengono, ci sono raccolte che sono praticamente raccolte con un rese relativamente basse, riescono anche nel tempo a evolversi e, per esempio, non so, fiori, a posto dei fiori freschi troveremo i fiori secchi, a posto della frutta troviamo i frutti di la confettura di frutti di bosco. Per far comprendere che questi non sono i lambruschi che si bevono. Questo è un vino sorprendente, veramente il caramello, non c'è di cola. Questo è un Sorbara, per farvi comprendere anche l'evoluzione di questo tipo di vino, quindi l'anima e l'evoluzione è quello che poi un vino del genere può diventare. Quindi bollicine eleganti, piacevoli, ma anche durevoli. Come vorremmo tutte le estate. Come vorremmo che fossero. È un'azienda che esiste da 100 anni, quindi in 4 generazioni il vino hanno imparato a farlo, e io spero che non solo in Toscana, ma insomma nelle regioni che lo conoscono di meno possano apprezzare anche un vino che si può abbinare, anche questo si può abbinare a un sacco di vino. Stasera lo metteremo alla prova. Grazie. Grazie a voi. Grazie.